Benvenuti nella Road to Division 1, la prima partita della prima divisione. Dopo esattamente 2-3 settimane in seconda divisione, forse anche di più, riusciamo finalmente a trovare la promozione. E quindi questa sarà la prima partita della prima divisione. Sicuramente sarà una partita tosta, infatti, subito una Liga con Thiago Silva, Verratti, Zlatan, Di Maria, Lacazette. E gli altri non ho fatto in tempo a vederli, però. Comunque noi iniziamo subito la partita in modalità difensiva perché non conoscendo il nostro avversario come gioca dobbiamo proteggerci nel caso si inventa qualcosa. Comunque sarà molto dura come partita. Partiamo noi con Candreva sulla fascia. Candreva può mettere dentro per Higuain. Gonzalo! Higuain! Un gol bellissimo in anticipo. Forse su Thiago Silva se non sbaglio. Comunque fatto sta che al dodicesimo il nostro Gonzalo ci porta in vantaggio. Vediamo un po' se era. Sì, era Thiago Silva. Ha preso il tempo a Thiago Silva e l'ha messa dentro. Il giocatore più importante e più in forma della Serie A. Intanto Pastore in aria. Pastore con le skill in aria. Salta l'avversario secco. Manolas. Lo butta giù. Al 25esimo può cambiare di nuovo la partita. Fallaccio. Gli pesta il piede, Manolas, nettamente. Quindi c'è il calcio di rigore. Vediamo un po' chi lo batterà. Samir Handanovic concentratissimo. Lacazette contro Handanovic. Lacazette. Handanovic! E poi Florenzi la spazza via. Calcio d'angolo, Mertens, solito schema sul secondo palo. Manolas la sponda, Barzagli Andrea! Barzagli! 2-0, 1-2 pazzesco dei due difensori centrali. Manolas si fa perdonare dell'errore precedente. Con un grandissimo assist per Andrea Barzagli che da lì, veramente a 1,5 m, 2 m dalla porta, non può sbagliare. Andrea Barzagli la mette dentro quasi a porta vuota. Ma bella torre di Manolas. Bella torre di Manolas. Attenzione Gervinho. Gervinho per Mertens. Che vede Higuain. Higuain ancora a largo per Mertens. Mertens può puntare l'uomo. Può anche metterla dentro, eh. Mertens la mette dentro col sinistro per Marchisio. Che viene messo giù. Però non c'è fallo. Giustamente finisce il primo tempo. Veramente abbiamo atteso, siamo ripartiti, infatti le statistiche sono quello che sono. Ci sta, ci stava anche il pari, però noi siamo stati più brevi a sfruttare le occasioni capitate. Florenzi sulla fascia, allarga tutto per Gervinho che stoppa. Mai visto uno stop del genere da parte di Gervinho. Nainggolan perde palla. Palla però ce l'abbiamo ancora noi con Candreva dentro per Florenzi. Florenzi può metterla in mezzo. Invece decide per metterla dentro per Higuain, che viene contrato. Nainggolan prova a far ripartire subito l'azione. Subito Zuniga la mette dentro. Non va bene, non va bene così. Purtroppo i piedi di Zuniga sono quelli che sono. Quindi Di Maria dentro per Zlatan. Zlatan vede la casette. Siamo al 63esimo. Non dobbiamo correre rischi, non dobbiamo fare fallo in aria. Pastore prova a rientrare, Pastore. Ma spazza la difesa. Stiamo bene, stiamo messi molto bene in difesa. Marchisio contro Pastore, dentro per la casetta. Marchisio lo tiene, non ci riesce. La casetta entra da sinistro palo. Poi Florenzi esce palla al piede. Però che abbiamo corso un grandissimo rischio. Ma la partita è quasi finita, infatti è stata una partita alquanto brutta perché molto tecnica e tattica questa partita. Comunque, l'importante è portare i punti a casa. Non so come, ma l'importante è che li portiamo. Infatti finisce qui la partita, la prima partita della prima divisione. Migliore in campo Samir Handanovic 7.7. Ci prendiamo i nostri 500 crediti. E ci prendiamo i nostri primi 3 punti. Infatti, possesso palla 55-45. Gli unici due tiri in porta sono stati gli unici due gol fatti. I nostri primi 3 punti. Passiamo subito alla seconda partita. Vediamo un po' se troviamo l'avversario. Sì, eccolo qui. Questo
Starship FC, fondazione ottobre 2012, più o meno nostra stessa fondazione di squadra. Vediamo un po', già con la moneta del Real antica mi spaventa. Bundes Serie A mista, difesa tutta della Serie A e centrocampo attacco misto tra Bundesliga e Serie A. Però intesa 100, valutazione 83, bella squadra. Sarà tosta anche questa partita. Intanto partiamo subito. Palla per Manolas. Zuniga per Nainggolan. Nainggolan perde palla e Dybala riparte in contropiede. Contropiede 4, 3 contro 2, 3 contro 2 messo giù. Paolo Dybala, punizione dal limite, le punizioni non bisogna farle perché poi sono gente come Ribéry che la mette dentro giustamente perché da lì non può veramente sbagliare. Frank Ribéry che va vicino alla telecamera con quella faccia, non lo so. Comunque, 1-0 per loro. Segna subito Frank Ribéry su una disattenzione nostra perché non possiamo perdere palla sulla tre quarti. Fa ripartire gli avversari, comunque cerchiamo di reagire. Gonzalo Higuain larga per Candreva, Candreva prova un dribbling, non ce la fa, Florenzi la mette in mezzo, Buffon esce e fa solo la palla, ripartiamo subito con Mertens. Mertens non sa chi darla, vede l'inserimento di Gervinho, servito molto bene, Gervinho sulla corsa, Gervinho vuole metterla dentro, però arriva Miranda, riprende palla, ma Gervinho la recupera dentro per Higuain, Gonzalo! Higuain! 1-1 al decimo minuto, segna sempre Gonzalo! Secondo gol consecutivo in questa prima divisione. E Gonzalo, sì, veramente un giocatore molto decisivo. Gonzalo con il destro la mette dove Buffon non può arrivare. E al decimo minuto pareggia i conti. Ora cerchiamo di non fare più quegli erroracci. Riparte subito Vidal che allarga su Alexandro. Alexandro dentro per Marchisio. Marchisio fermato da Mertens. Mertens per Higuain. Higuain può puntare la porta. Vede l'inserimento di Nainggolan. Raja! E il ninja! Nainggolan 2-1. Strepitoso in 2 minuti. Clamoroso, clamoroso in 2 minuti. Ribaltone. Perde palla. Lì a centrocampo. Anche lui e anche noi lo puniamo. Il ninja. Tredicesimo. Fa il 2-1. Ora sempre Nainggolan, Nainggolan con il destro sul fondo di niente, 10 centimetri alto sopra la traversa. Ancora Nainggolan, scatenati nostri. Nainggolan salta l'uomo dentro per Higuain. Higuain vuole mettere dentro Buffon, poi Nainggolan, Buffon non la tiene e spazzano. E ripartiamo sempre noi con Mertens. Mertens allarga per Candreva. Candreva non sa chi darla. Candreva ritorna dietro, ma la mette dentro col sinistro. Higuain, Buffon l'allontana lui. Si riparte il secondo tempo con il risultato di 2-1. Veramente si è visto poco in questa prima frazione di gara. Mertens che perde palla lì, lì non bisogna perdere, anche se siamo in parità numerica, però non bisogna perdere la palla per far ripartire gli avversari. Ora Ribéry, Ribéry che entra in area, Ribéry con il tacco, Ribéry può metterla a giro il secondo palo, infatti così voleva fare Mandanovic dopo la deviazione del difensore. Riparte Gervinho, Gervinho per Mertens, Mertens per Higuain che può darla di prima per Gervinho, infatti così è. Gervinho può puntare l'uomo, Gervinho entra in area, può metterla dentro Gervinho e la spazzano loro, dentro per Ribéry però non la prende Florenzi, anticipa nettamente l'uomo, Nainggolan. Nainggolan non sa chi darla, Nainggolan allarga tutto su Gervinho. Gervinho aspetta Zuniga che la mette dentro, Buffon. Gervinho sulla fascia sinistra, Gervinho entra in area, anzi no, torna dietro Gervinho, poi arriva sul fondo, Gervinho la mette dentro di sinistra, Higuain, Buffon! Che cosa ha preso Buffon? Una parata pazzesca che serve il risultato e può far ripartire i suoi. Attenzione però Manolas, Manolas perde palla, liscia Manolas clamorosamente. Poi Zuniga da dietro, fallaccio di Camillo. Camillo, un fallaccio che va sotto la doccia. Poi Ribéry vuole metterla dentro, anzi no, era un tiro in porta, Handanovic la tiene. Handanovic la tiene, è quasi finita.
Infatti così è, finisce qui la partita. Finisce 2-1, tutta nei primi 15 minuti, altri 3 punti che si sommano ai primi 3. Quindi diventano 6 e ci vediamo al prossimo episodio.